Ciao ragazzuoli, come state? Allora, zaino protonico sulle spalle che si va alla cattura di qualche fantasma. Perché dopo il passaggio di eredità alla nuova generazione di Ghostbusters, gli acchiappa fantasmi si allargano ulteriormente per affrontare una New York più infestata che mai. Il film inizia subito nel vivo dell'azione con i nuovi Ghostbusters inesperti che partono all'inseguimento di un fantasma, recando però vari danni alla città, portando il dipartimento della polizia a intervenire per interrompere definitivamente l'attività degli acchiappafantasmi. Nonostante ciò, questi ultimi continuano le proprie ricerche sul mondo paranormale nel loro nuovissimo centro di ricerca, dove si ritrovano ad analizzare un artefatto che contiene una minaccia glaciale. Nel mentre la storia principale progredisce, si aprono e sviluppano una serie di sottotrame, le quali principalmente si concentrano sulla relazione tra personaggi, che con prospettive differenti cercano di svelare i segreti di questo artefatto. In aggiunta c'è una sottotrama apparentemente carina che si focalizza sul complesso rapporto tra figlia e padre adottivo e sulla crisi del primo amore adolescenziale. Senza andare troppo nel dettaglio, bene o male, questo è il primo atto del film, il quale personalmente ho trovato interessante, perché nonostante vengano trattati temi non estremamente originali, comunque questi si adattano bene con lo stile del franchise, introducendo le basi per quella che si prospetta una pellicola assai intrigante. Inoltre viene ampliato notevolmente l'universo cinematografico dei Ghostbusters, inserendo tantissimi nuovi elementi, che vanno dalla tipologia di fantasmi alle trappole per catturarli, facendo intraprendere alla saga una strada differente da quella dei film precedenti, omaggiando comunque il passato con dei riferimenti spassosi. Il tutto mantenendo intatto lo stile scanzonato dei film dei Ghostbusters. Tant'è che io guardando sta pellicola mi sono divertito un sacco, anche per delle bischerate, grazie alle battute e alla caratterizzazione simpatica dei personaggi. C'è da dire però che un grosso difetto si può notare fin da subito riguarda proprio i personaggi e la loro numerosa quantità. E come ben sappiamo, la quantità non fa la qualità. Infatti questi sono appena caratterizzati, sia quelli che già conosciamo sia i nuovi arrivati, i quali hanno una caratterizzazione talmente rapida che non la si percepisce nemmeno. Comunque, a parte questo, tutto bene. Perlomeno nel primo atto del film. Infatti, se vogliamo andare avanti spendendo due parole sul secondo e sul terzo atto, ecco che arrivano i problemi. Purtroppo ci si addentra in un delirio. Si assiste a uno sviluppo narrativo il cui ritmo accelera improvvisamente, in cui di conseguenza il divertimento viene meno e le scelte risultano illogiche, sicuramente per mancanza di tempo. Infatti sono dell'idea che il film sarebbe potuto durare anche una ventina di minuti in più almeno. La cosa che mi è dispiaciuta di più però riguarda il fantasma cattivo, che alla fin dei conti si rivela una minaccia poco minacciosa, nonostante il suo potenziale. E mi sono sentito morire quando nel film il fantasma veniva descritto come una creatura pericolosissima che vuole ammazzare tutti, ma che poi, nella realtà dei fatti, l'è solo un bischero, che anche quando ne ha la possibilità non fa male nemmeno una mosca. Ma va via, vai, dai! Veramente un peccato, perché gli autori e produttori di Ghostbusters Minaccia Glaciale avevano tra le mani, almeno secondo me, un progetto che avrebbe portato in auge il brand rinnovandolo completamente. E invece si sono fatti sfuggire una grossa e grassa opportunità a causa di un film sbilanciato che si rovina sul finale. Con l'opera si conclude dove sono tutti allegri tenendo in mano un calice di vino, dopo aver risolto la situazione in maniera completamente casuale. Senza andare troppo nel dettaglio, come al solito, per evitare spoiler, giusto per farvi capire, ci si trova in un punto di non ritorno. New York è congelata. I fantasmi catturati da Ghostbusters fino a quel momento sono stati tutti liberati e i nostri eroi spacciati. Però, pigiando l'interruttore di un marchingegno vecchio come il cucco, senza la minima difficoltà, tutto risolto. New York è salva e i fantasmi nuovamente catturati. Tutti quanti. Olè! Secondo me nella fase di produzione dell'opera c'è stato sicuramente qualche problema. Oppure nella fase di montaggio c'è stato un taglio di troppo, perché altrimenti certe cose non si spiegano. Ah, fermi tutti, un'ultima cosa che mi stavo dimenticando sono gli effetti visivi. E porca miseria, non capisco come alcuni di questi siano buoni e funzionino, mentre altri facciano pena. Cioè,
Più che altro si nota che sono stati utilizzati degli effetti pratici, che sul grande schermo fanno la loro porca figura. Quindi la domanda è, ma perché non utilizzarli per tutta la durata del film, dove è possibile ovviamente? Cioè, funzionano, quindi utilizziamoli, approfittiamoli. Boh, non capisco. Sarà una questione di soldi. Dopotutto si va sempre a finire lì col discorso. Perché... Non lo so. So solo però che questo film è stato un vero peccato. Per concludere con una bella metafora, Ghostbusters Minaccia Glaciale è come un omino figo che cammina tranquillo per strada, ma che poi a metà percorso, forse anche un pochino prima, inciampa e non si rialza più. Olè, ecco qua, descrizione perfetta. Ragazzuoli, voi che cosa ne pensate di sto Ghostbusters Minaccia Glaciale? Fatemelo sapere nei commenti e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, non dimenticatevi di mettere like o dislike e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun mio fantastico video. E noi ragazzuoli ci vediamo alla prossima. Ciao!